ma il direttore di gara non lascia nessun dettaglio al caso e si parte adesso. Gioca il primo pallone in San Luca, Reinero per Mirko Fiumara. Ancora Licciardello, vada Gueye, il tiro, Antonino Vittorio battezza la traiettoria. Maesano, ancora Maesano, Carpone alza un campanile, la mette in mezzo, palla tra Ari e Reinero e Scuffia, sbaglia Scuffia, Levecque, Levecque strozza il tiro. Tenta il dribbling su Battista San Adriano, calciatore del Canicattì, la mette in mezzo, Suraci, ennesima palla presa e recuperata da Francesco Suraci, poi però il San Luca nell'allontanare la riperde, il tiro, la mette in mezzo Alessio Levecque, la tocca Manuel Murdaca con le mani, allontana Murdaca, la mette in mezzo, allontana male Ale Agustin, il tiro di Licciardello pericolosissimo, battuto il calcio d'angolo dal Canicattì di Mercurio, il tiro sporcato e Raimondi, Pelle ancora in dribbling, Pelle apre per Levecque, male il difensore del Canicattì, Levecque in dribbling, Levecque in aria, il tiro sporcato, miracolo di Scuffia. Pensiamo sia l'ultima occasione del primo tempo, Raso la mette, Raso lisciata da tutti, Ale Agustin, tira Ale Agustin, contrastato, Scuffia si avventa sul pallone e si conclude qui la prima frazione di gioco, si è giocato praticamente un minuto in più perché siamo arrivati al 49esimo. San Luca Canicattì 0-0 e per lasciare spazio al campo e inizia ora il secondo tempo. Ancora palla per Gueye, Fiumara, Cardinale in aria, Cardinale, il tiro di Cardinale strozzato, Scuffia la mette, Ari Reinero, cercato Pelle, bellissima l'occasione, Pelle controlla con il sinistro, Pelle in aria, col destro il tiro, il Canicattì, resta solo Levecque, la batte, buona in mezzo, Raso tenta lo spunto, palla dalle parti di Fiumara, il tiro di Fiumara. Ancora cross in mezzo, di testa, Canicattì e squadre lunghe adesso stanno saltando gli schemi, Maldonado vede il movimento di Gueye, non lo serve, Maldonado in aria, lascia palla per Sidibe Abubakar, tiraccio, la mette Carpone, Scuffia, una delle ultime occasioni per impensierire il Canicattì, Levecque batte, tutte le torri in mezzo, Levecque sul punto della battuta, va adesso Alessio Levecque, la mette, traiettoria a rientrare, Pelle di testa, il tiro, Pelle, 1-0 San Luca, l'ha sbloccata Antonio Pelle, il gioiello di casa, ed è 1-0 e zittisce le critiche, zittisce gli scettici e zittisce chi non ha sostenuto questa squadra, l'ha sbloccata sullo scadere il San Luca. E finisce qui, San Luca 1, Canicattì 0, una vittoria che vale praticamente 6 punti ed è la gioia di Pasqualino Canonico che va ad abbracciare il suo gioiello e questo va a zittire tutte le critiche fatte ad un allenatore che merita sicuramente di più. Finisce qui, il San Luca vince una partita importantissima per la sua classifica, importantissimo per il suo momento e importantissimo per un allenatore che merita tutto ciò. San Luca 1, Canicattì 0, finale dal Corrado Alvaro di San Luca. Vince San Luca e vincono i sanlucchesi.